Questa è una macro lepiosa, chi c'era di anzi non mi ricordo, insomma si è fatto un discorso su delle piose e le macro lepiose. Allora, le lepiose e le macro lepiose sono funghi molto simili, diciamo si potrebbe dire sono lo stesso genere, perché più o meno hanno tutti lo stesso aspetto e portamento. Vedete? Questa è una lepiosa e questa è una macro lepiosa. Cioè, dov'è la differenza? La differenza principale è solo in perché vedete, anche qui c'è il cappello decorato da delle piccole squame, c'è la presenza di un anello, la presenza di un bulbo alla base del gambo, come qui c'è la presenza di questo leggero bulbo, la presenza dell'anello e le squame sul cappello. La differenza fondamentale fra le lepiose e le macro lepiose è questo particolare qui, dell'anello che si può staccare e diventa mobile sul gambo senza lacerarsi. Aiutandolo appena un momentino con le dita si riesce a farlo staccare e non si lacera. Se io volessi fare questo con questa qui, che è una lepiosa, non si può fare perché l'anello mi si rompe. Ecco, qui non lo fa e io passo da bugiardo. No, si è rotto. Vedete qui si è rotto.